Cari quaddisti, eccoci con la conferma del giovane pilota italiano più aggressivo e diciamocelo a livello internazionale. Secondo gara 1 dell'Europeo in Germania, secondo in gara 2 dell'italiano del campionato internazionale in Italia e terzo in gara 1 dell'internazionale in Italia. Andrea Cesari, maestro! Grande Andrea, abbiamo visto una condotta di gara spettacolare in entrambe le manche e abbiamo visto un mantenere la distanza con Nicola girando in 50 i primi giri e mantenendo il distacco nei giri successivi con grande allungando notevolmente su Tony Sousa Borges che ha concluso in terza posizione. Andrea, racconta, ci ricordiamo il secondo posto di giornata per Andrea Cesari dietro Nicola Montaldini. Sì, la prima manche sono partito abbastanza male, ero terzo ultimo. Grande rimonta. Sì, stranamente ho fatto una gara abbastanza aggressiva, sono riuscito a recuperare fino alla terza posizione, anche se agli ultimi due giri avevo preso anche il secondo e il primo, però ormai il tempo era scaduto e ho finito terzo. L'abbiamo vista tutta, e all shot nella seconda poi, partenza, all shot. Dopo vabbè, siamo arrivati su io e Nicola attaccati, infatti lui era interno, quindi c'era la traiettoria migliore. Era molto aggressivo Nicola. Però ho fatto i primi 5 giri, ho provato a tenere il suo ritmo, infatti sono anche riuscito, sono stato abbastanza dietro. Giravi in 50, 51, 50 alti, praticamente quasi negli stessi tempi di Nicola. Dopo verso metà gara, no, verso il settimo ottavo giro, un po' mollato perché ero un po' al limite, quindi eravate al limite c'era tutti. Più rischio di fare cadute comunque errori e ho concluso secondo, anche se alla fine ho visto che lui un po' mollato e ti sei fatto sotto all'ultimo giro. Sì, sì. Andrea, adesso ti lasciamo le premiazioni, le nostre congratulazioni giovane campione, e un arrivederci ai prossimi appuntamenti. In bocca al lupo Andrea Cesari. Grazie.